bella regà, bentornati in questo nuovo video e benvenuto se sei nuovo nel canale. Ragazzi, glitch bomba e vi dico già in partenza, dovete usarlo come lo stiamo usando io e il Grix, ragazzi. È veramente una cosa comodissima per chi vuole imparare a usare il laser, perché in questa maniera non morirete mai, non si romperà mai, ragazzi. Potete fare dogfight all'infinito e imparerete a usare il laser. Quindi preciso, senza proprio nessun problema, che se lo usate in lobby contro la gente siete dei cancri di merda e non me ne frega niente, lo dico proprio con estremo scalpore, ragazzi. E voglio anche aggiungere che questo glitch non l'ha mai portato nessuno in Italia, quindi se qualcuno ha voglia di fare questo glitch, che metà preso da Savix, ragazzi, perché qua vedo troppe cose che non vanno bene da youtuber più grandi. Quindi requisiti, ragazzi: dovremo possedere un laser almeno all'interno dell'hangar, ragazzi. Quindi anche l'hangar. Se avete il laser comprato con la Pegasus, ragazzi, non è un problema, lo richiamate e lo infilate nell'hangar. Potete farlo quante volte volete, posso aggiungere. Quindi potete mettere anche 10 laser dentro il vostro hangar. A questo punto, raga, una volta dentro l'hangar, stavo guardando questo affare, pensavo fosse moddato, è originale, non so che cazzo ci faccia qua dentro. Comunque sia, ragazzi, una volta all'interno dell'hangar, dovremo andare qua dal cerchietto azzurro, dove mettiamo i veicoli nel deposito. A questo punto, una volta che siamo qua, dobbiamo mettere tutti i laser nel deposito, ragazzi. Per quale motivo? Perché poi, quando dobbiamo fare il glitch, dobbiamo richiedere il laser, in questo caso, deve provenire dal deposito. Quindi, una volta che avete messo il velivolo che volete moddare dentro il deposito, ragazzi, semplicemente dovete tornare fuori dall'hangar. Quindi, ragazzi, io ne approfitto per dirvi che ci sono gli ultimi account per PS5 trasferibili, ragazzi, il 13 febbraio a prezzi stracciati, ragazzi. 40 euro account mod solo per PS5, ragazzi, a prezzi stracciati. 40 euro, 7 miliardi, fast run, rango alto. Se vi interessa, contattatemi in privato. Quindi a questo punto, una volta fuori, ragazzi, ci richiediamo il nostro laser dal menu interazione, dai veicoli, ragazzi, e ci saliamo sopra. Una volta che siamo sopra, ragazzi, dobbiamo controllare che in alto a sinistra abbiamo la possibilità di schiacciare freccia per entrare dentro il nostro hangar. Ma dobbiamo avere la sicurezza che il nostro amico che ci darà una mano sia vicino al cerchietto giallo, in modo tale che quando noi cliccheremo la freccia destra per entrare nell'hangar, ci darà poi la voce: entra con amici, amici e crew e tutti i santi. Quando abbiamo questa schermata, ragazzi, semplicemente clicchiamo B, quindi cerchio se giocate da play. E una volta che avete fatto ciò, avrete il laser in God Mode. Quindi, ragazzi, facendo sta cosa, possiamo allenarci a usare il laser senza distruggerlo e quindi ci possiamo anche divertire. Io vi ripeto, se usate questo metodo in lobby siete dei cancri. Quindi se volete far buggare anche il vostro amico, in questo caso, ragazzi, io, avendo l'hangar a zancudo, ho dovuto invitare il mio amico, in questo caso Grix, nel mio motorcycle, nel CEO che sia, ok? Perché sennò lui aveva le stelle, eccetera eccetera. Come vedete è in God Mode e non si rompe. Quindi adesso cosa facciamo, ragazzi? Lui c'ha l'hangar dall'altra parte e andremo dall'altra parte, andremo giù in fondo alla mappa dagli altri hangar, raga. Così faremo buggare anche il Grix. A questo punto, ragazzi, faremo il contrario. Noi che siamo buggati scendiamo da laser, non succede nulla, ragazzi, perché noi abbiamo buggato il laser, non noi. Ci mettiamo qua dall'entrata del suo hangar e a questo punto farà la stessa cosa che abbiamo fatto noi. Lui cliccherà freccia destra, ragazzi, per entrare con il suo laser, e una volta che è nella schermata quella per entrare con amici e crew, chiaccerà B o cerchio se giocate la PS per tornare indietro, e avrà il laser in God Mode anche lui. Quindi vi lascio un esempio delle potenzialità, ragazzi, di questo glitch per allenarsi. Vi lascio al video. Vi dico già, ragazzi, io sono scarso e in questa maniera posso approfittarne per diventare più bravino con il laser. Perché, raga, effettivamente ogni volta, anche nelle attività, il KD, uno si prende male, ma no, poi c'è quello là che fa delirio, ogni volta bisogna richiamarsi il laser, poi il laser non arriva, e quindi così non ti alleni. Io
consiglio vivamente di usare questo glitch nella maniera corretta. Vi lascio al video, lasciate un like se vi è piaciuto il video, commentate e niente raga, alla prossima, iscrivetevi su Twitch se vi fa piacere, bella!